Salve a tutti, sono Rocco Alessio, cittadino di 38 anni, passionario della zona. Mi trovo qui a Predosa, in provincia di Alessandria, in via Mazzini 51, al numero 51, e sono qui a intervistare il signor Italo Polarolo in presenza di Massone Carlo, il quale ha da raccontarci qualche cosa. Signor Polarolo, buongiorno. Salve. Salve. Dica. Ma io ho visto il suo filmato su Predosa, il cimitero degli orrori, e dopodiché sono andato 2 volte a visionare di persona l'ambiente e effettivamente devo riconoscere che il servizio dal mio punto di vista è perfetto. Quello che mi ha stupito è lo stato di abbandono di tutte le autorità comunali, provinciali, che so io, del sito. Io ho conosciuto molte di quelle persone che probabilmente nel dopoguerra sono state sotterrate lì perché con mio padre andavo tante volte a Retorto, mio padre era commerciante in cereali e quindi trattava la comprovendita e ho visto queste persone mentre lavoravano e via dicendo. In particolare io voglio ricordare un certo Giovannin perché quando ha finito la sua attività di salariato a Retorto ha lavorato da mio padre accudendo il bestiame e preparando, falciando con la macchina i prati, martellando il ferro da tagliare l'erba e devo dire che è stato un operaio perfetto e mio padre non ha mai avuto modo di intervenire sulla stalla perché era lui che suggeriva a mio padre come gestirla, come mettere l'animale all'ingrasso, non abbiamo mai avuto animali ammalati con lui e devo dire che gli ultimi soldi che ha guadagnato da mio padre quando è tornato in famiglia ha detto questi sono gli ultimi soldi da me guadagnati e desidero che servano per il mio funerale. E poi lo ricordo in modo particolare perché durante il funerale io ho la sua fotografia dove porta un cero vicino acceso a fianco a mio padre. Quindi io ho conosciuto anche e mi posso immaginare la vita di queste persone salariate e penso che sarebbe bello avere un ricordo migliore di dove sono finite. Tra l'altro ho letto alcune iscrizioni sulle lapidi che mi hanno commosso, tanto cariche di sentimento sono. E mi ha stupito anche la lapide che ricorda un anziano con una bambina di 16 anni e la disperazione dei familiari per la morte della ragazza. Io a proposito non ho più niente da dire. Ok, signor Italo, lei conferma che quello che ha detto è sempre riferito al cimitero degli Cimitero di orrori di Retorto, Retorto, quello già Predosa, il filmato. cimitero degli orrori. E Che è allo non stato so dire di attuale? più, io qui ho qualche pianta di rose, ormai in fase negativa, e una rosa non tanto bella l'ho portata e l'ho buttata in quel cimitero. Bene, perfetto. Grazie, signor Italo, della Ma sua no, testimonianza. io mi offendo quando mi chiamate signor Italo. Ok, Io Italo. sono Italo, Benissimo, figlio Italo. di Giacomo il Mugnaio. Perfetto. La sua testimonianza vedrà che avrà sicuramente scalpore perché è una Non vergogna credo, non dei credo, tanti. perché quando io in piazza ho accennato a Predosa, al cimitero degli errori, e ho chiesto a un'autorità, cioè a Trucco Mario, di darmi spiegazioni, mi ha risposto che io ero scemo. Non E hanno importa, sentito tutti. ora vedremo chi è scemo. Ora lo Complimenti. vedremo, ora lo vedremo. Ora lo vedremo. Grazie per questa testimonianza. Ma niente Grazie di per che. tutti. Che E mi sento del resto sollevato nella oggi coscienza. è il Io ho giorno. sempre posto il Oggi. sentimento umano all'inizio delle mie azioni. Senta, oggi è il Come giorno. del resto me, come del resto ha sempre fatto anche qui presente Massone Carlo. Oggi Oggi è che. il giorno 17 settembre 2013. Lei conferma?
confermo e ci tengo anche per una storia personale che si evidenzi questa persona qui. Sì, va bene. Va bene. D'accordo. Va bene. 17 settembre 2013, giusto? Sì. Perfetto. Grazie Alessio Rocca. Grazie a voi, grazie a voi per la vostra preziosa testimonianza. Testimonianze, queste cose, quelle che la stampa non dice, non deve dire. Le vergogne e gli scandali si devono insabbiare, ovvero occultare. Ciao Alessio, grazie. Grazie a voi, saluti. Saluti a tutti.